Fuori programma per il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che al suo arrivo a Montecitorio per un incontro con il presidente della Camera Roberto Fico si è fermato a parlare con una delegazione di lavoratori di FedEx TNT che protestavano in piazza contro i licenziamenti. Sono 34 filiali italiani, stanno chiudendo 24, presidente. 24 filiali italiani stanno mandando a casa 361 persone, presidente. Lo sa che cosa hanno detto al tavolo del MISE? Noi abbiamo i soldi per darvi, prendetevi i soldi, siamo un'azienda nazionale. Attivo. Presidente, i soldi sporchi non li vogliamo, i nostri figli mangiano il pane onesto, il santo padre... Avete già aperto un tavolo al MISE? C'è un tavolo aperto, c'è un incontro al MISE mercoledì. C'è un incontro al MISE mercoledì dopo un altro incontro. Il Santo Padre ci ha ricevuto il 13 maggio. Voi sapete che Luigi Di Maio è il nuovo ministro del... Sì, lo stiamo aspettando ma non si vede, Presidente. Ma noi ci fidiamo di lei, Presidente. Vi dovete fidare di tutti questi ministri. Perché noi... sa una cosa, abbiamo messo su una bella squadra. Infatti, ci fidiamo di lei perché noi abbiamo messo questo governo, lo abbiamo messo lì perché noi abbiamo votato, Presidente. Sì. E loro devono capire che adesso devono scendere a aiutarci a noi. Non sedersi sulle poltrone come ha fatto lei, Presidente, che questo gli rende onore. Lei è un grande e lo ha dimostrato, ha detto che è l'avvocato di tutti gli italiani e io ci credo. Io non sono un grande, lo devo dimostrare. No, il grande sta in cielo. La trattativa con le due aziende e l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure di licenziamento per 361 persone e il trasferimento collettivo riguardante 115 persone, spiegano le organizzazioni sindacali, non hanno prodotto risultati apprezzabili. FedEx e TNT non hanno preso in considerazione la proposta di ritirare licenziamenti e trasferimenti, ma hanno esclusivamente offerto degli incentivi a chi accetta il licenziamento.